ecco che è successo, qua. signore? Perché ci siamo fermati? Mi può dire perché? Come perché? Fine della corsa, ragazzo. Siamo al capolinea. No, no, non è possibile. Io vado verso il centro. Com'è fine della corsa? No, guardi dove no, siamo. No, no, dovevi prendere quello che andava dall'altro lato, allora. Come? Senti, fai una cosa. Sì. Vedi quel campetto? Lo attraversi, sì. Cammini per 5 isolati. 5? 5 isolati non è niente. Quando arrivi sulla strada lì, sul marciapiede di fronte, prendi quello che va dall'altra parte. Ah, va Ti bene. Sei sbagliato, ragazzo. Grazie. Non ci posso credere, non ci posso credere. Ehi. No, 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 tranquilli, tranquilli. Guardate che paura che è il ragazzino. Che succede, piccioncino? Sei caduto dal nido? Pia. Che fai qui? Cos'è questo? Questo è un locale di flamenco. Balla. Beh, perché mi hai fatto venire qua? È tardi, Paloma, che vuoi? Beh, mi sentivo un po' male e volevo parlare con qualcuno e ho chiamato te. Mi stai prendendo in giro? Quando capirai che tra noi due non ci sarà mai niente? Ma se è per Nicolas, io ho già risolto quello. No, ti sbagli, non è per Nicolas, è per me. Chiariamo una volta per tutte, per favore, per questo mi hai fatto venire. Aspetta, Franco. Che c'è ancora? Grazie, Paz. Che ha detto? Che vuoi che ti dica? Che è stata con lui un attimo e che tornava qui. Non ci posso credere. Guarda, che se succede qualcosa no, a mio non fratello... Non dire così, Federico, ti prego. Come? Come? Ma non ci pensi? È in giro da solo per la provincia. Quel piccolo non è mai uscito di casa. Ma lui è un ragazzo molto sveglio e molto intelligente. No. Non parlerà agli sconosciuti, non si farà coinvolgere dagli estranei. Flora, è un ragazzo molto intelligente, quindi... È un ragazzo. È un ragazzo. Per favore, ricordatelo, Martin è ancora troppo piccolo, ma no. Io non ci posso credere. In fondo i ragazzi hanno ragione. Litighiamo così tanto perché non stiamo insieme e che li trascuriamo. Non me lo potrò mai perdonare, questo. Neanche io, Federico. Santo cielo. Neanche io me lo posso perdonare, però... È anche molto difficile quello che sopportiamo noi. Ci vediamo continuamente, non possiamo stare insieme. Sappiamo che è impossibile, non lo so. Che possiamo fare? Sicura che non sai quello che possiamo fare? Mi fai ancora questa domanda? Non possiamo finirla di prenderci in giro su questo, per favore. Non possiamo farci una colpa di quello che ci succede. Basta ad alzare tutti questi muri tra di noi, Flora. Federico, bisogna rispettare i muri perché ce li meritiamo. Non possiamo ferire gli altri per colpa dei nostri certo, sentimenti. Certo, così stiamo meglio. I ragazzi stanno meglio se ci vedono separati. Flora, te lo chiedo per favore. Non nascondiamo questo amore che proviamo, è incontrollabile. Per favore, stiamo insieme una buona volta. Federico, io... Che succede qui? Niente, stavamo parlando di Martin. Flor, ho buone notizie per te. Dimmi. Ho una copia del testamento di tuo padre. Ora finalmente sapremo se ti ha lasciato qualcosa o no. Sono in arrivo su Boeing.